Mi avete chiesto questo video a gran voce perché in realtà io ne ho già parlato e ho espresso il mio parere, ma ovviamente volevate sapere il suo. Nel frattempo, diciamo che c'è un'evoluzione stile Pokémon su quel che potrebbe accadere alla Lazio, perché prima si parlava di tante cose, adesso diciamo l'hanno indirizzata più sul penalizzazione in punti. E addirittura la Lazio rischierebbe 2-3-0 a tavolino, Esatto. rispettivamente contro Torino E e Juventus. Juventus. Ciao e ben ritrovati a tutti. Prima di continuare, mi raccomando, mi piace per supportarci. Iscrivetevi e attivate la campanella, ma fate la stessa cosa anche sul secondo canale YouTube, dove tutti i giorni esce almeno un contenuto. Una volta PES, tra poco tornerà FIFA. Una volta anche lì facciamo post partita e parliamo di calcio giocato. Voi, come sempre, potete esprimere il vostro parere qui sotto nei commenti. Dobbiamo leggermente tornare indietro nel Sì. tempo. Quindi al deferimento della procura fatto all'Otito. Sì, E alle esatto. accuse mosse dalla procura proprio alla Lazio. Esatto, non è stato deferito, scusatemi, solamente Claudio Lotito, ma anche i medici Pulcini e Rodia. Allora, i Precisiamo. medici fanno parte di Avellino in realtà, no? La Lazio si è affidata ad un laboratorio di Avellino per come si dice? Per la comunicazione, comunque, diciamo, No, no, tra le. proprio no, ma che è? Proprio Per i per tamponi, Non per i mi veniva il tamponi. termine, per i Ok. tamponi, dopo a quello ci arriviamo. Esatto. Si sono affidati a quello. Io onestamente l'ho trovato un po' particolare, no? Perché a Roma ce ne stanno tanti dei laboratori. Certo, E va assolutamente. bene, però quello non è Sono nostra scelte, competenza, esatto. assolutamente, e va bene così. Fatto sta che sappiamo tutti quel che è successo, no? Sì, Prima certo. della partita di Champions League, se non mi ricordo male, no? Sì, esattamente, perché in pratica qua le accuse facciamo prima a leggere quello, che così andiamo anche più nello specifico. Praticamente le accuse della procura sono queste: la mancata comunicazione alle ASL competenti e messa in isolamento di 8 giocatori positivi tamponi prima delle sfide con il club Brugge di fine ottobre e con lo Zenit d'inizio novembre. E qua apro una piccola parentesi, erano stati fatti i tamponi dal laboratorio di Avellino e sti calciatori erano risultati negativi. Sì. La Che cosa è successo poi? Sono stati fatti i controlli dall'UEFA UEFA. prima delle partite della Champions League e qualche calciatore che alla Lazio risultava negativo è risultato È risultato positivo. positivo. E da lì è partita ovviamente l'indagine, Sì, no? certo, assolutamente. E quindi poi è arrivato il cosiddetto deferimento. Puoi andare Andiamo avanti. avanti perché poi c'è anche la mancata comunicazione alle ASL competenti e messa in isolamento di altri 3 giocatori positivi ai tamponi UEFA, nel caso lo ricordiamo che sono i noti Immobile, Leiva e Stracoscia, prima della partita contro il Torino del 1° novembre e l'inserimento, scusatemi, indistinta di un giocatore positivo nella gara con la Juventus, che è quella della settimana successiva dell'8 Non novembre. solo. Non solo perché oltre alla mancata messa in quarantena dell'intero gruppo squadra, secondo le procedure stabilite dal protocollo anti-Covid, insomma, ho letto male, però non È c'è, quello. esatto, è proprio Neanche, questo, non sono stati neanche neanche la messi in quarantena, quarantena. Quindi queste esattamente. sono le accuse, le accuse. Oggi non ce l'ho più a parlare. Le accuse mosse dalla Procura Che federale. Che sinceramente non cosa? sono proprio leggere. No, non sono assolutamente Non leggere. sono leggere. Sul fatto della mancata comunicazione alle ASL, che cosa dice la Lazio? La Lazio dice non era nostro dovere avvisare Comunicare. l'ASL di competenza, mentre il laboratorio di Avellino dice no, era È vostra competenza competenza della perché noi Lazio. siamo un laboratorio di un'altra regione. Di conseguenza, noi una volta che è, siete voi che A dovete. dover comunicare alla vostra ASL di competenza quello che è uscito dal nostro laboratorio e dai risultati. Detto tutto questo, all'epoca, quando ci ho fatto io il video qualche tempo fa, si parlava nelle situazioni più gravi, e adesso sembra essere tutto scongiurato, di penalizzazioni pesantissime, tra Sì, cui addirittura anche la la retrocessione o retrocessione. l'esclusione dal campionato. Esatto. Sembra che questa è un'ipotesi che non può essere minimamente varata, ma nella fattispecie attuale sembra, che la Lazio rischi comunque qualcosa. Sì, esatto. In E pratica, punti di penalizzazione. punti di Ma non penalizzazione. solo, perché Ciro Immobile, ad esempio, è stato determinante nella partita col Torino perché ha fatto un Esatto, gol. esatto. E E infatti. rischiano quindi anche 3-0 a tavolino sia con la Juventus Che con il che Torino. con il Torino. Allora, in pratica. Cambierebbe la situazione in termini di punti in campionato, perché io Certo. mo non mi ricordo di preciso che ha fatto la Lazio col Torino e Allora, con la Juventus. con il Torino Basta ha andare vinto, perché indietro. se non sbaglio c'era scritto che sarebbero tornati al Torino 3 punti, mentre invece.
fece alla Juventus 2 punti perché la sfida terminò in parità, se non mi ricordo male. Quindi in guarda, questo caso basta andare indietro nel tempo e troviamo assolutamente, e lo scopriremo sicuramente quanto. Vediamo un po', allora Lazio Fiorentina. No, devi andare più indietro perché parliamo di novembre, qui siamo a dicembre, scendi giù. Ok, almeno per avere più chiara la situazione. La situazione, ragazzi. vai giù perché era fine, era i primi di novembre. Eccole qua. Allora, ci abbiamo, non vedo la Lazio. Lazio Juventus 1-1. Col Torino ha fatto 3-4. 3-4. Esatto. Quindi, come ben ricordavo, Lazio vittoriosa sul Torino e pareggio con la Juventus la settimana successiva. Quindi dovessero ovviamente dargli questi 3-0 a tavolino, la situazione di classifica cambierebbe non poco, perché alla Lazio ci sarebbero ovviamente quanti punti in meno? 5 punti in meno, 3 alla... punti in più al Torino in ottica salvezza, sì, e che farebbe un balzo anche abbastanza e 2 importante. Punti in più alla Juventus in ottica scudetto. Esatto. Quindi, e eventualmente si parla anche di un extra di penalizzazione in punti. C'è chi dice 1, c'è chi dice 2, c'è chi dice 3, c'è chi dice addirittura 4. Quindi cambierebbero non poco le gerarchie del campionato. È una situazione in continua evoluzione che secondo me non sarà di facile soluzione, quindi non arriverà magari in tempi brevissimi. No, ci vorrà un bel po'. Ci vorrà ancora un bel po', però immagino che per la fine del campionato una soluzione si dovrà trovare e capire. Ma questo è un altro precedente? Secondo me sì, perché già ci sono state situazioni simili in realtà, però non è facile giudicare. Esatto. Perché qua io parliamo dei calciatori. Faccio anche fatica ad esprimermi perché comunque è un campo minato, è una situazione completamente nuova per tutte le parti coinvolte, quindi... E poi col calcio in realtà non c'entra niente, perché qua parliamo di salute pubblica, ragazzi. Appunto, è una cosa forse talmente più grande di quello di cui parliamo di solito, ovvero di calcio, che mi trovo un pochino in difficoltà perché comunque sono argomenti abbastanza seri e mi metto no, abbastanza, la salute è seria, problema è che la Lazio si è affidata ad un laboratorio medico. Certo, assolutamente. E bisogna capire le responsabilità, ma secondo me a livello legislativo i protocolli sono stati fatti in fretta tutto, e furia. Sì, quindi... è tutto nuovo, quindi ti dicevo, mi metto nei panni di tutte le parti chiamate in causa e mi rendo conto che non è una situazione di facile lettura, come era già successo con Juventus-Napoli, che poi hanno deciso di rigiocare. Mi rendo conto che è tutto nuovo, è tutta una cosa che deve essere vista giorno dopo giorno e caso per caso, quindi finché non avremo... le prime purtroppo soluzioni, come è successo con Juventus-Napoli a suo tempo e come succederà con la Lazio adesso, purtroppo poi non lo potremo vedere fin quando non ci sbatteremo il muso, come si suol dire. Quindi io ti dico che al momento la Lazio, ok, se dovessero accertare che effettivamente i giocatori che hanno giocato poi, che sono risultati positivi e che le poi hanno giocato... Le responsabilità sono... è questo secondo me il discorso, è proprio una questione di responsabilità. Esatto, quindi... è una questione di responsabilità. Se li dichiarano responsabili, è ovvio in qualche modo non possono passare impuniti, possiamo dire in questo modo, cioè comunque una penalizzazione ci deve essere, anche per far vedere alle altre squadre che comunque concorrono per la Serie A che si devono rispettare determinate regole. Assolutamente sì. Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a entrambi i canali, i profili social, li stanno compresi tutto in descrizione. Contenuti consigliati. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi.